Bene, io mi occupo della gestione sia delle vendite che del marketing che dello sviluppo dei mercati di tutta Europa, Medio Oriente e Africa per Atterace & Cavo. Atterace & Cavo Yachts sono due dei brand di Brunswick Corporation, che è il più grande gruppo internazionale al mondo nel settore marino industriale, proprietario tra l'altro di Mercury, Boston Whaler, Sea Ray, e oggi siamo appunto nello stand di Sea Ray e Boston Whaler, e mi occupo appunto della gestione sia commerciale e marketing per questi due brand, che sono i due brand diciamo di riferimento un po' del lusso e del fisherman per quanto riguarda la nostra gamma. E tra l'altro recentemente, negli ultimi 2 anni, abbiamo proprio gestito la fusione di questi due marchi all'interno di una unica società, per cui Cavo e Atterace ora hanno una gamma che si completa uno con l'altro, partendo dai 36 piedi fino ad arrivare ai 77 piedi per quanto riguarda la gamma Fisherman, da 36 a 52 per Cavo Yachts e da 54 a 77 per Atterace, e poi una gamma di motoriot da 60 a 100 piedi. La nostra ultima e più recente novità è il motoriot 100 piedi, che verrà presentato nel 2013 e che appunto costituisce proprio l'ultimissima novità in campo motoriot. Mentre invece per quanto riguarda nella gamma Fisherman abbiamo presentato 2 anni fa il 44 Hardtop, che è stata una grossissima novità e che ha avuto veramente un forte successo, accompagnato l'anno scorso dal 40 Hardtop Express, che sta avendo ancora un grande successo anche quest'anno, e abbiamo poi presentato recentemente il 36 Express con una nuova motorizzazione, joystick e con i pod gestiti da Caterpillar, e presenteremo invece a Fort Lauderdale prossimamente, a fine del mese di ottobre, il nuovo 44 Express, quindi la versione del 44 senza l'hardtop, non la versione aperta. Ma abbiamo iniziato subito al mio arrivo nel 2008 con Atterace, e poi devo dire che i risultati sono stati tali che abbiamo poi pensato nel 2010 di aggiungere anche il marchio Cavo. Naturalmente questo perché eravamo anche alla ricerca di una piattaforma multilingue che ci consentisse di raggiungere i vari mercati europei e non solo, cosa che invece con il nostro sito americano in lingua inglese non potevamo altrimenti fare. Devo dire che senz'altro una cosa che apprezziamo molto è il costante supporto che viene dato in ogni caso dal personale di Nautica Expo, e devo dire che in questo possiamo farne insomma un punto veramente qualitativo alto, avendo lavorato con altre piattaforme internet, e devo dire che questa è una grande differenza. E secondariamente sfruttare naturalmente il portafoglio clienti che ha Nautica Expo, e quindi le newsletter che loro distribuiscono a tutti i loro clienti nella loro database, e poi devo dire che indubbiamente abbiamo ottenuto un numero di leads e di contatti sui vari mercati, principalmente europei, che non penso avremmo potuto ottenere con i nostri mezzi abituali.